bisogna avere un po' più di lucidità, perché così poi si rischia di compromettere anche il prosegue. Insomma, in due partite abbiamo perso tre giocatori importanti per squalifica e non va bene. Bisogna essere un po' più lucidi e non cadere nelle provocazioni altrui, perché poi oggi è stata una partita fatta di tante provocazioni, insomma, a partire dal gol. Però queste cose fanno parte del calcio, bisogna essere più intelligenti, non bisogna abbassarsi, bisogna capire che bisogna pensare alla partita e basta, e non a quello che fanno gli altri. E l'arbitraggio, non lo so, non so se c'erano le espulsioni, questo io non l'ho visto. Io credo, in occasione dell'espulsione di Rosi, ho visto che Rosi ha preso piena la palla, poi probabilmente ha toccato il giocatore, ma sicuramente non era da rosso, non mi sembrava da rosso, poi può darsi che mi sbaglio. Un giocatore loro ha preso un cartellino giallo all'inizio, ha fatto forse 5-6 falli dopo e non ha mai ammonito per la seconda volta, però non possiamo neanche attaccarci a queste cose. Abbiamo avuto sicuramente delle difficoltà, ma io ho visto i ragazzi hanno cercato di dare tutto quello che avevano, probabilmente c'è un po' di stanchezza anche mentale, eravamo in grande emergenza e la partita è andata così, è stata decisa da un episodio e basta. Il rammarico più grande è quello di aver perso giocatori importanti, quello è il rammarico più grande, i punti sono quelli che ci meritiamo, se hai 27 punti è perché ne meriti 27, siamo in questo momento dentro i playoff, siamo ottavi e potevamo fare un punto in più, un punto in meno, due punti in più, no, questo non lo so, noi, quelli che abbiamo fatto sono questi, ve lo posso garantire, con tantissime difficoltà. Auspichiamo di fare molto meglio nel girone di ritorno, magari con un pizzico più di fortuna nel non perdere magari tanti giocatori. Sì, ora secondo me guardare la classifica è troppo presto, ovviamente la si guarda e non ci piaceva. Abbiamo ottenuto una vittoria, non dico insperata, ma la cercavamo, la volevamo, perché venivamo da una partita difficile, interpretata male, contro Cittadella in casa. E oggi devo fare un plauso ai ragazzi, perché sono stati coraggiosi dal primo minuto, abbiamo giocato dal primo minuto, siamo passati in vantaggio secondo me meritatamente, nel secondo ci siamo un pochino impauriti, abbassati, e poi è venuta una partita non bellissima nel secondo tempo, però per noi era troppo importante oggi ottenere il risultato che avevamo conseguito nel primo tempo e ci siamo riusciti. Sì, è vero, tante volte se non si inizia bene è difficile continuare bene, siamo una squadra giovane come del resto lo è anche il Perugia, e oggi, come ho detto prima, venivamo da una partita difficile nella precedente, fatta male, perso in casa, e sapete quanto è difficile questo campionato, rigiocare dopo 3 giorni, ricaricare le pile e ripresentarsi più coraggiosi di prima in un campo così difficile contro una squadra così forte. Non era facile, lo hanno fatto bene, più che corso tanto abbiamo coperto bene il campo nel primo tempo, infatti abbiamo concesso poco al Perugia e poi su una situazione da fermo siamo stati efficaci. E quindi ecco, l'abbiamo ottenuta la vittoria, poi siamo stati bravi nel secondo a capitalizzarla, ma il merito è di quello che abbiamo fatto nel primo con coraggio, e non dobbiamo dimenticare questa partita perché deve essere un ulteriore punto di partenza e convinzione perché questa per noi è la strada giusta, insomma, ecco.